Avanti il prossimo concorrente. Ciao. Ciao. Ciao grande. Come ti chiami? Sono Falcon Merlino, Falco con la N. Merlino come il mago di cui parla la leggenda. Appartengo alla congrega dei supereroi. Ho un messaggio dall'uomo ragno per voi. Cioè, questa è l'esibizione? Questa è la presentazione. Ah, ok. Nella vita cosa fai prima di... Sono rapper di strada. Di strada? Cioè? Vado in giro per le vie di Milano e porto la mia arte in giro. Dai, va bene, lo sentiamo. Base. L'uomo ragno è più forte di prima, si dice che gli hanno dato la quota caffeina, ma adesso è tornato ancora più incazzato, ce l'ha con Max Pezzali pure un poco col creato, m'ha detto di diffondere il messaggio alla nazione, m'ha detto di dire che è pronto all'azione, squillino le trombe, ruino i tamburi, torna un po' nel Bronx, si ritorna più sicuri. È tornato l'uomo ragno, non è mai andato via, tutta colpa di Pezzali, era solo una bugia. È tornato l'uomo ragno, ora che lo sai anche te, se vuoi puoi darmi la mano e cantarmi insieme a me. Ho paura, sento delle vibre, sento pericolo. Questo lo percepisco come pericoloso. Io. Se vuoi puoi darmi la mano e cantare insieme a me. Ma tu che tipo di pubblico cerchi di catturare con questa musica? Dagli 8 ai 60. Ai 60? Sì, tutta l'ampio raggio possibile e immaginabile. In tutto ciò stavo aspettando una magia con questo cappello, con questa cosa, e tu, che so, facessi delle rime e poi facevi un gioco di prestigio. No, un gioco di prestigio non... Non c'è senso il mago. Cioè, perché sei un mago allora? Beh, il mio cognome. Ah, il tuo cognome è mago? Sì, no, è Merlino. 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 Sì, è il mio cognome. L'incantesimo non c'è stato. Hai parlato dell'uomo ragno, ma sei vestito da Merlino. Devi trovare una direzione e seguirla bene, quello è molto importante. Quindi per me, no, mi dispiace. Che cane! Aia! Io? Come che cane? Sto giudice, porta il rispetto. Ti dico la verità, ero pronto a dirti di sì, però hai detto che cane, quindi... A casa! Vado! Io ne manco te lo do perché me lo risparmio. Non l'han preso, meno male, Pupo. Io percepivo pericolo. Ma a me non faceva impazzire. Se avessero scelto anche questo qua, lì saremmo stati veramente nella m***a, Pupo. Scusi se uso questo termine, è troppo forte. Ma... Merlino o uomo ragno? Oh, tutte e due confusione. Quindi... Allora, Pupo... L'ansia cresce, perché io sto percependo la Dark Polo Gang come un pericolo vero. Assolutamente. Che rischia di spazzarci via, ma non solo da Strafactor, proprio dalla vita artistica. Addirittura? Eh sì, perché questi sono il nuovo che avanza.